intorno al 1700-1600, erano cosiddetti pescatori e vivevano con la pesca del corallo, erano sotto la Repubblica di Genova e andavano a pescare in Corsica e in Sardegna con le coralline, barche attrezzate appositamente per questa raccolta, diciamo, per questa pesca, vendevano a Genova il corallo e il ricavato, una percentuale, l'hanno data per la costruzione della chiesa. Il paese è anche chiamato il paese delle cento vedove. Un anno una mareggiata ha distrutto tutta la flotta, c'erano più di cento pescatori che sono morti, e sono morti tutti in mare. Sia vero, sia leggenda, però ci sono dei quadri. Sì, poi si è anche interrotta la pesca, esatto, del corallo, quindi sicuramente si è anche una interrotta, buona parte quel momento lì si è interrotta, quindi qualcosa di vero c'è. Siamo nella chiesa di San Giovanni Battista, detta dei Corallini. Ci sono delle opere importanti, una delle più importanti è il Cristo del Maragliano. Dopo il naufragio i proventi sono venuti a mancare e qui notiamo un altare incompiuto perché non c'erano più soldi per andare avanti.